Napoli non molla. Accompagnata da questo slogan, si è levata unanime la voce dei lavoratori, del sindaco, dei consiglieri e degli assessori della città a tutela dei 420 dipendenti dello stabilimento Whirlpool di Ponticelli. In un comunicato di fine maggio, la multinazionale americana aveva annunciato di voler cedere il sito napoletano. Per i sindacati, una scelta inaspettata che desterebbe preoccupazioni sul futuro dei posti di lavoro. Dura la reazione del ministro Luigi Di Maio, che ha ipotizzato la revoca degli incentivi pubblici all'azienda. Oggi il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato all'unanimità un documento a sostegno dei lavoratori e dell'occupazione, ricordando anche l'accordo sottoscritto nello scorso ottobre dalla multinazionale col Ministero dello Sviluppo Economico. Che significa un Consiglio Comunale della terza città d'Italia, della capitale del Mezzogiorno, che si esprime in maniera unitaria dopo che anche la Giunta si è espressa, il sindaco, insomma, è la città. Quindi questo è un elemento che domani porta vento in poppa a una giornata importante alle ore 17 presso il Mise. Una giornata molto positiva, un Consiglio Comunale unito, maggioranza ed opposizione hanno ritenuto insieme ai lavoratori, insieme alle organizzazioni sindacali di categoria, di offrire il proprio contributo, un documento anche approvato per dire senza se e senza ma di essere al fianco dei lavoratori Whirlpool e che questa vicenda riguarda l'intera città. Perdere una fabbrica, i suoi posti di lavoro, il suo indotto significa impoverire Napoli, significa impoverire i territori, significa non immaginare un futuro. Quindi saremo anche in piazza il giorno 14 in difesa della fabbrica e dei lavoratori. Sono molto onorato che il Consiglio Comunale si sia espresso in queste forme e modi ed anche per la sua unità interna. Proclamato per il 14 giugno uno sciopero generale con manifestazione a Napoli.